qui non ci sono miriade, una miriade di pani e sette uova. Ora dal lavoro in ufficio e devo iniziare di nuovo. Lavare le stoviglie del pranzo che mio marito ha lasciato sporche. Sì. Caricare due lavatrici, se non che. E spogliere tutte le varie pulizie che una casa richiede. Sentiamo. Ciao. Sei tornato ad aiutarmi? No, sono tanto dimenticato di prendere le sigarette. Renato, io sono stanca di te. È stanca del fatto che tu non mi aiuti in casa. È stanca di sistemare le tue cose. E anche stanca di quelle maledette. Girano. Gloria, per favore, ora non prendo il tabacco delle sigarette. E poi, lavorando dal mattino alla sera, dimmi come posso trovare il tempo per aiutarti in casa. Alle 9 di sera. 9 di sera. Se non ti dispiace, a quella ora avrei appena terminato di cenare. E magari mi sentirei anche un pochino stanco. E tu non pensi che io sia stanca dopo mezza giornata di lavoro in azienda e una giornata intera di lavoro qui in casa? Quante volte ti ho detto di stare a casa? Certo, è quello che vuoi. Togliermi l'indipendenza economica. Allora non venire a lamentarti da me. Sono veramente una stupida preoccuparmi se il fumo uccide mio marito. Perché se continua così, sono io che lo uccido. E perciò, prendi pure queste. Claudia, non devo andare al lavoro. Tu non pensi ad altro che a lavorare, pensi solo al lavoro. Claudia, per favore, puoi smettere di urlare? Altrimenti la strozzo. Io urlo e parlo come mi fa comodo, va bene? Va benissimo. E con questo cosa vuol dire? Vuol dire che tu puoi parlare e urlare come meglio credi. Davvero? Per caso mi stai prendendo in giro? Io? Assolutamente no. E sono talmente sicuro di questo da poterlo giurare sulla tomba di mio padre. Cosa hai detto? Ho detto che mai pensato di prenderti in giro e che lo giuro sulla tomba di mio padre. Ma se tuo padre non è morto? Ma lo sarà molto presto. Con tutti i problemi di salute che ha, figurati, se non morirà presto. Anzi, sai cosa faccio? Vado a controllare se mio padre è ancora vivo. Tu accampi scuse su scuse per evitare di aiutarmi. Prima il lavoro e ora tuo padre. Mi racconti solo menzogne. E allora ti ricordo che con quelli non andrai da nessuna parte. Prima o poi dovrai andare in chiesa a confessarle tutte. In chiesa? Gloria, al giorno di oggi ci si confessa online? Online? Togliti dalla mia vista, altrimenti so io come va a finire oggi. Statene e cerca di tornare con la voglia di aiutarmi, perché io sono stanca di questa vita. Ciao tesoro, a stasera. Vai, vai! Ecco, lui se ne va e io rimango qui nella mia casa, come al solito, piena di lavoro, con la R maggiore. Ora dovrò preparare le lavatrici, fare le stoviglie, senza dimenticare che devo anche accompagnare i miei figli alla scuola. Così, avanti e indietro, con l'auto dalla palestra al campo sportivo. Se almeno i miei tre figli mi aiutassero nelle faccende domestiche, potrebbero espolgere ugualmente dal moto senza dover sborsare nemmeno un centesimo. Invece no. E io, su e giù da quell'auto. Non è tutto. Quando non c'è la por, c'è la dottrina. Scusate, ora si dice catechismo. Ma quando non c'è catechismo, c'è il dentista. Quando non c'è il dentista, c'è il pediatra. Quando non c'è il pediatra, c'è il parrucchiere. Quando non c'è il parrucchiere, c'è l'oculista. Quando non c'è l'oculista, il logopedista. Claudia, cerca di lasciarne uno anche a me, se non ti dispiace. Tutti per te ora. Cara Claudia, tuo marito sa di tutti questi amanti? Sara, sei impazzita? Ma è difficile sopportare mio marito. Figuriamoci avere anche un solo amante.
excusas? ¿Me estáis diciendo que quiere contar frotos de los fans porque ha un amante? ¡Propio così! No sé cuánto puede ser impeñativo recordársele tú que para no traerse. ¿Tambera? ¿Y tú? ¿Dónde que sabes de todas estas cosas? ¿Yo? Sí, propio tú. Ecco, lo he sentido dire anch'io. Ecco, porque lo so. Non mi ha molto convinto con la sua spiegazione, però sorvoliamo. No, non sorvoliamo. E così? Tu hai sentito dire che chi ha un amante racconta frottoli? Penso che sia logico, sai. Non andrei certo a dire ai 420 che hai un amante ora. Cosa? Tu, Sara, hai un amante? Io non ho un amante. Ovvio che sia così. Non vorrei che andare a raccontare ora a tuo marito che hai un amante. Sara, tu hai un amante? Chi l'avrebbe mai detto? Rinato, io non ho un amante, d'accordo? Ti credo sulla parola. Ma chi vuoi che la fuori una così? Renato, cosa ci fai ancora qui? Sono ritornato per aiutarti nel lavoro domestico. Davvero? 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 Nemmeno per sogno, ho soltanto dimenticato di prendere questa sigaretta. Ciao a tutte. Ricordati che stasera me la paghi. Nicoletta, ti ripeto che io non ho un amante e che sia molto chiaro questo. Però non posso essere certa che sia così anche per Claudia, dato che lei ha il dentista, il pediatra, l'oculista e persino un uomo che le sistema i piedi. Chi sarebbe quello che mi sistema i piedi? Se non lo sai tu che lo frequenti, vuoi che lo sappia io. Tu hai detto il pedista. Sara, si chiama logopedista e non sistema il piede. Lo avevo immaginato perché un amante che ti tocca i piedi deve essere davvero un stupido. Sara, smetti! Io ti ho detto che non sono i miei amanti. Sono amanti di chi? Di chi sono amanti? Tutti quegli uomini? Nessuno! Sono tutte le persone a chi mi devo affidare per la crescita dei miei figli. E io sono stanca di questa vita fatta di corse per la famiglia. Non ho mai un momento da dedicare alla mia persona. Io vorrei avere il tempo di chiacchierare con le mie amiche, di bere un caffè con loro. A proposito di caffè, favorite qualcosa da bere? Sì, grazie. Mi dispiace, ma io non posso proprio. Ci starei molto volentieri a spettacolare con voi, ma purtroppo Marta ha la febbre e sono venuta appunto a chiederti di prestarmi il termometro, perché il mio si è rotto. Ti è caduto per terra? Sì, è stata la più piccola che l'ha fatto cadere, perché si era convinta di provare lei la febbre a tua madre. Ti sei andato mercurio cromo dappertutto e dicono che sia anche così pericoloso. Io quel mercurio l'ho raccolto e l'ho buttato nel secco della spazzatura. Nicoletta, attenta, che se ti controllano la spazzatura potresti prendere una multa salata. Non andava buttata nel secco. Non sai che danno all'ambiente può causare il mercurio cromo? Non mettermi ansia, Sara. Dove avrei dovuto metterlo? Nell'umido! Dove se no, nell'umido! Non date la retta, non fate ciò che lei ha delle teorie tutte sue con il modo con cui si esprime. Sara, sei proprio sicura di quello che dici? Nell'umido? A me non torna qualcosa? Allora, se non ti torna quello che ho appena detto, allora torna da dove sei venuta. Le amiche vogliono sapere tutto di tutti e poi, quando dici loro qualcosa che non sia un pettegolezzo, dubitano. Se le raccontassi che ho visto la nostra vicina del piano di sopra a spasso con Brad Pitt, a quello crederebbe a distante. Eccoti, Nicoletta. Grazie.
quando le si sarà abbassata la frente torno ancora qui. Non vorrei perdermi qualcosa sulle persone. Sì, amore, anch'io. Ti riferiremo tutto. Tutto? Anche sì. Di Greppiti? Claudia, perché indossi ancora le scarpe? Perdonami, Claudia. Potresti venire a aiutarmi a provare la febbre malta? Non vorrei che rompesse anche il termometro. Io te lo risavo la lontana mentre tu proverai la febbre malta. Si può fare? Ma sì, ora perché indosso ancora le scarpe? Andiamo a provare la febbre malta. Io? Aspetta, sì, torno subito. Non andremo in tre a provare la febbre malta ora. Certo, il termometro è uno solo. Vi aspetto qui. Musica fresca. Invece, niente straordinario. Dimmi, dimmi allora, cosa pensi di fare oggi? Cerca di non starmi intorno perché oggi non è giornata. Oggi non è giornata. Ieri non è la giornata. L'altro giorno nemmeno. La settimana scorsa neanche. Non è mai giornata per te. Comunque, stai tranquilla, perché oggi starò lontano. Vado in lavanderia! Ma perché vai in lavanderia? Posso sapere il motivo per cui vai in lavanderia? Perché non fai qualcosa di utile invece? Vado in lavanderia a lavare i capotti, i giubbini, i moni! E perché? Li devi portare in questo periodo. E se tornassi il freddo? Sara, Saretta, ti ricordo che siamo in giugno. E con ciò tutti sanno che a giugno potrebbe verificarsi una coda dell'inverno. I tuoi atteggiamenti, Michele, mi feriscono continuamente. Al ritorno della lavanderia ho deciso che cambio le lenzuola. Allora, tu mi vuoi vedere morta? Perché li devi cambiare? L'ho fatto io 3 mesi fa. Appunto. Io con te non ce la faccio più. Tutte le scuse sono giuste per starmi fra i piedi. Però... prima di fare tutto quello che ti ho elencato, vado a comprare un grattavinci! Ecco! Finalmente dici qualcosa intelligente! Vai, e torna vincitore! Ma chi mi dà i soldi per l'acquisto del grattavinci? Ma vedete che uomo insopportabile, mi sono sposata! E lo devo anche mantenere! Andiamo a casa, che ti do i soldi. Andiamo. Vuoi andare qua? Preparati. Sara, dove sarà andata? Alla sia tu casa mia in custodia.
abbia meno fidati di Sara. Il termometro. Suona un po' qua, suona un po'. Ciao Nicoletta. Ciao Claudia. Claudia, va tutto bene? Ciao mamma. Quale convento ti porta qui? Nessun convento, Claudia. È stata Giulia con la sua auto. Ciao Claudia. Ti vedo un po' affaticata. Cosa volete che vi dica? Lavoro da mattina a sera senza il tempo di riposarmi. È un peccato che Giulia abbia trovato un lavoro a tempo pieno. Altrimenti ti avrei aiutato. Però Giulia... Perdonami mamma. Vero che ho trovato un lavoro? O vero che avrei aiutato Claudia? Tutti e due, Giulia. Ciao a tutte! Tu lavori, Giulia? Perché non hai mai lavorato? Non ha mai lavorato? Perché non ha mai trovato il lavoro adatto a lei. Quando c'era troppo lavoro era molto difficile scegliere. Ma ora, vicina di me, è stato semplice. Devo dire che sono molto contenta. Sono una vera stata molto fortunata. E voi? È un lavoro che si adizia a me? Di chi lavoro si tratta? Faccio la dog sitter. Cosa fai? Ragazze, fa la dog sitter. Dog sitter? Dog sitter? Devo dire che è proprio un bel nome da dare a un bambino. Non è un bambino. Non è un bambino? Non è un bambino. Claudia, tua sorella fa la dog sitter a un uomo. Nicoletta, non è un uomo. E se non è un uomo, che cos'è allora? Vorrei forse dirmi che è la balia di un anziano? Claudia, hai un'amica decisamente colta. Che vuol dire accudire un cane? A cuffare la balia a un cane? Nicoletta, ma sei del tutto stupida? Claudia, tua sorella mi ha detto che sono stupida. Nicoletta, ma tu sei stupida. Si dice accudire un cane e non fare la balia. E comunque, un lavoro dignitoso meglio di tanti altri. Per esempio, fare nulla. Perché mi guardi così, Silvana? Ti ricordo che io faccio un sacco di cose quando faccio un sacco di cose. Sì. E comunque, badare agli animali non è semplice. Non metto in dubbio che sia difficile badare agli animali. Cosa pensi che sia semplice stare vicino a mio marito? E comunque, il cane che conosco è proprio tenerissimo. Si taglia con un destino? Claudia, forse è il caso che io e Giulia ce ne andiamo. Non vorremmo disturbare troppo. Non riesco a capire come mia figlia si sia trovata questa tizia per amica. Sì, mamma, anche perché fra poco arriverà da noi Tommaso. Tuo figlio? No, Tommaso è il cane che devo accudire. Ma non si chiama Bardo? Claudia, noi ce ne andiamo. Che fredda avremmo dovuto andarsene. Secondo me, Claudio, hai messo a disagio. Il tuo termometro l'ho dimenticato a casa mia. Vado e poi te lo riporto. Io non ce la faccio più. Come vorrei trovare del tempo da dedicare a me stessa, al riposo, alle amiche? Come evitando il periodo dell'adolescenza. Io, invece, rimpiango il periodo dove mio marito non faceva parte della mia vita. Ma ancora non ti sei tolta le scarpe, Claudia? Dimmi dove lo trovo il tempo. Il tempo di togliermi le scarpe, di indossare le pantofole e mettermi in casa. Tu non pensi che io sia stanca di stare tutto il giorno in piedi? Dalla mattina alla sera. E devo sempre correre e lavorare in casa per gli altri. Non sono mai ferma. Sempre in piedi. Claudia, e smetti di lamentarti. Tu sei più fortunata di me. Io? Fortunata? E da quando? Io ho tutte le sfortune del mondo. A volte non ci sta con la testa.
Certo que tu sei fortunata. So quello che dico, sai? Tu sei fortunata. Perché tuo marito lavora tutto il giorno e fino a tarda sera. Mio marito, invece, svolgendo dei turni, trascorre sempre mezza giornata a casa. Se non è il mattino, è il pomeriggio. E sai cosa fa in quella mezza giornata? No. Lo sai cosa fa? No, non lo so. Lui vive con te e non con me. Come? Ho detto che lui vive con te e non con me. E perciò non posso sapere cosa fa a casa in quella mezza giornata. Come? Vorresti che mio marito vivesse con te? E così potresti sapere cosa fa a casa nella mezza giornata in cui non va al lavoro? Io ho solo detto che non so! Dopo il dentista, il ginecologo, il podista, ora vuoi anche mio marito! No! Non voglio nessun uomo! Nemmeno mio marito voglio più, va bene? Davvero? Vuoi divorziare da tuo marito? Questo sì che è uno scoppo! Vado subito a dirlo a Nicoletta! Torna qui! Voglio divorziare da mio marito! Calmiamoci, Sara, e stiamo andando fuori dalle righe! Non fa nulla, Claudia, se calpesti un pezzetto di questa diga e per non perdere l'equilibrio. Sì. Sara, quando parlavo di non calpestare le righe, intendevo che stiamo deviando dal discorso iniziale. Sono spiegata? Torniamo al discorso nel quale tu dicevi che io ero fortunata perché mio marito lavora tutto il giorno e fino a tarda sera. E tu poi mi stavi dicendo che invece tuo marito, svolgendo dei turni, è a casa mezza giornata. Davvero? Davvero io ho detto questo? Sì, hai detto questo. E appunto mi stavi dicendo come tuo marito trascorre il tempo in quella mezza giornata. Ah, è vero, ora ricordo. Forse riusciamo ad andare avanti. Eh sì, tu sei proprio fortunata. Avanti. Sentiamo perché io dovrei essere più fortunata di te. Vuoi proprio che te lo dica? Ora mi alzo e mi pianto un pugno in testa. Ho sentito quello che vi ha detto e confermo che ne sarebbe davvero capace. Lei è una tipa manesca, molto manesca. Dovete sapere che un giorno... Sara! Cioè, dunque allora? Chi sono? Ve lo racconterò dopo. Quello che volevo dire dopo, ma si pare più so. Claudia, scusa sì, ogni tanto mi perdo. Ogni tanto... Prosegui, per favore, prosegui. Stavo dicendo che tu sei fortunata perché mio marito, quando è a casa, in quella mezza giornata, mi sta sempre fra i piedi. Mi cucina, mi sistema la casa, mi stira e mi porta i bambini a scuola. Ti rendi conto che uomo insopportabile? Ed è per questo che sono molto arrabbiata con lui. Magari mio marito faccia solo la metà di ciò che faccio. No, sarei sempre in piedi a faticare. Sono molto arrabbiata con lui anche. Perché è sempre al supermercato a fare la spesa. E sai cosa fa? Sentiamo cosa fa. Compra amorevolmente anche il gelato. Sì, certo, però. E questo mi fa saltare i nervi. Compra il gelato, ma non al gusto che preferisco il gelato. Ti rendi conto che marito mi ritrovo. Non ho parole. Non hai parole perché la pensi come me. Mio marito mi distrugge l'esistenza e tu distruggi la tua perché lavori per gli altri e non ti riposi mai. Claudia,
Noi abbiamo bisogno di andare in vacanza. È l'unica cosa giusta che ha detto finora. Magari potresti, ma se tanti è tutto è meglio. Claudia, allora siamo d'accordo. Io e te in vacanza insieme. Come ti ho detto, Sara, non è una cosa così semplice per me. Io, a differenza di te, ho anche degli obblighi lavorativi e perciò... E vabbè, li disobbligherai per qualche giorno. Cosa vuoi che sia? Ho deciso e non torno più indietro. Noi due andremo in vacanza insieme. Ma non una vacanza qualsiasi. Noi non andremo qui vicino come fanno tutti che vanno a San Benedetto della Roma. Noi andremo molto più lontano. Ad Alessio, in Anguria. Alessio si trova in Liguria. E San Benedetto del Tronto è molto più lontano di Alessio. Tronco, Tronto, sono molto simili, si può confondere. Ma se Alessio è così vicino... Alessio! Alessio, Alessio, sono molto somiglianti, è facile confondersi. Solo Alessio c'è però. Sai cosa facciamo, Chloe? Prenderemo l'aereo. E andremo all'estero! E in Sardegna! Che ne pensi? Sara! Ti ricordo che la Sardegna è in Italia! Davvero? E da quando? Da qualche annetto! Ecco, io sono sempre l'ultima a sapere le cose. Io non guardo molto la TV. Comunque, noi andremo sempre con l'aereo all'estero. Si potrebbe andare a Piazza di Spagna, a Roma. Ma se ti ho detto all'estero, Piazza di Spagna trova nella nostra bellissima Roma. Forse volevo dire soltanto Spagna. Non sa nemmeno che quello che ci vuole. Comunque sappi che in Spagna ci sei già stata. Claudia, sono o non sono la tua amica del cuore? La Spagna l'hai già vista? Benissimo, cambiamo destinazione. Non ci sono assolutamente problemi. Sempre all'estero. Si potrebbe andare... Dove è nato il Signore? In Palestrina! Palestrina! Ci sono andata per ben due volte! Non sapevo che avessi viaggiato tanto, Claudia. Buon per te. A me non deve interessare quante volte che ci sia stata. L'importante per me ora è scegliere una destinazione che possa andare bene per me, ma anche per te. Mia figlia sta studiando la Germania. Risolto il problema. Si potrebbe andare in una località che piace tanto ai bambini. Vero? Quale sarebbe? Hamburger! In Germania! Forse ci siamo finalmente. La mia amica non è cattiva. È solo un po' difficile. Ma noi due... Finalmente riusciremo ad allontanarci da ciò che ci distrugge giorno dopo giorno ed andare ad Hamburgo in Germania. Si chiama Hamburgo la città della Germania e non Hamburgo. Già mi ci vedo là a friggere al sole. Hamburgo, hamburger, quello che è!
insomma, la cosa più importante non è forse aver trovato la località per la nostra vacanza? No, Sara. Come no? No, Sara. Hamburgo in Germania. Io ci sono già stata. Mi è passata la voglia di andare in vacanza. Senti, amicona, sai cosa facciamo? Scegli la tu la destinazione per la nostra vacanza e poi me lo fai sapere, così mi aggrego anch'io. Sempre che anch'io non ci sia già stata. Ci manca di avere ancora un'altra decisione da dover prendere. Io non ce la faccio più di questa vita. Esta sera, per esempio, cosa preparo per la cena? Sì, devo preparare la cena, ma nello stesso tempo devo preparare anche il pranzo per domani, perché il mattino lavoro. Che vita sto conducendo? Dimmelo tu! Vuoi la mia vita? No, Nicoletta, grazie. Mi accontento che tu restituisca il mio termometro. Ecco, a dire la verità non ce l'ho con me, perché contavo di usarlo ancora per Marta. Scusa? Oltre al fatto che non ti appartiene, devi anche sapere che non è igienico usare il termometro degli altri. E perché? Per via dei microbi. Dei microbi? Certo, lo dicono sempre negli sport televisivi. Sport? Sport. Vorrà dire che lo laverò col detersivo. Se io fossi in te, gli farei fare anche il prelavaggio, sai, casomai ci fosse qualche microbo aggressivo e resistente. Io sono in uno stato di piena sofferenza per la mia situazione e loro parlano solo di cose inutili. Per esempio, stasera cosa preparerò per cena? A me non piace cucinare e perciò spesso volentieri compro già tutto. Stasera, per esempio, cucino 5 salti in padella! Buoni! Cosa? Hai detto che cucini? Ma i tuoi piedi c'entrano nella pentola? I miei piedi? In pentola? Ma quale pentola? Ma sì, in quella pentola dove ci metti tu i piedi e fai 5 salti. Sarà un piatto straniero. 5 salti? Sì, 5 salti. Lo hai detto tu. 5 salti, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Magari non ci sia sufficiente per tutta la tua famiglia. Posso chiederti cosa aveva in quella Non si vedeva da come ragiona. Cosa avrei detto di così strano e diverso da ciò che hai detto tu? Tu mi hai visto saltare? No, però tu hai detto che per cena preparerai 5 salti in padella. E è alquanto strano. Penso che anche il pubblico sia d'accordo con me. Sara, 5 salti in padella è un piatto di pasta surgelata chiamata così. E il pubblico l'aveva capito perfettamente. Sì. E con ciò cosa vorresti dire? Che sono un po' stordita? Sì, solo un po'. Comunque, dato che io porto il 41 di scarpe e presumo che i miei piedi non ci stiano in pentola, questa sera preparerò un minestrone! Ottimo! E come secondo cucinerò delle bistecche! Buonissime! Dopo aver mangiato 5 salti in padella, io farò una bella crossettina! Vino, eppure non si vede. Nicoletta, che cosa prepari poi? Poi passo al dolce. Al dolce? Perché? Ora io non posso saltare il secondo e passare alla torta? È squisita! La tua cucina è tutto un salto, mi sembra. Ragazze, vi lascio. Penso che mio marito sia tornato dal tabaccaggio e vado a controllare quanto ha vinto. Agrata e vinci!
Claudia, ¿tú pensi che Sara sia mentalmente sana? Oltretutto, quello che ha raccontato che aveva poco senso, ora va a controllare quanto il marito ha vinto. Come puoi lei sapere quanto il marito ha vinto oppure no? Non si è detto che si vinca sempre con il grattato dei vinci? Nicoletta, devi sapere che suo marito è molto fortunato al gioco. Vince anche spesso con i numeri del lotto, sicura. È vero quel proverbio che dice fortunato al gioco? È sfortunato. Hai ragione, Nicoletta. Parole santissime. Nicoletta, ti sei accorta che a Sara spuntavano le corna? Le corna? E tu come lo sai? Dai, racconta, racconta. Allora, mentre lavava il pavimento nella stanza da letto. Come? Ha trovato suo marito nella stanza da letto con... Mentre puliva il pavimento? Non so se ci fosse anche lui. Altrimenti, c'era, non poteva che trovarsi sopra il letto. Perché... non avrebbe potuto a quel punto lavare il pavimento. Sopra il letto? Lo ha trovato sopra il letto con... E Sara che ha fatto in quella situazione? Ho appena detto che stava lavando il pavimento. Vuol dire che stava lavando il pavimento. Ed è stata lì che finando si ha visto. Volete vedere che suo marito, dopo essere stato sopra il letto con, è andato anche sotto il letto con? E lei, Sara, quando si sarà chinata, li avrà visti? Come minimo le sarà venuto un infarto, vero? Un infarto? Io ho appena detto che le sono venute due corna. Capisci quando ti parlo? Ovvio. Quando si è basato per lavare il pavimento, ha visto a suo marito. Come? Le sono venute subito le corna. Non sapevo che fossero così veloci a prenderle. Ti sei spiegata? Perfettamente. Ha visto suo marito con... Scusa, ma cosa vuol dire? Sara, quando si è basata per lavare il pavimento, ha visto suo marito con... Non potevano che crescerle le corna! Me lo hai appena detto tu! Come posso averte detto questo che non lo immagino neppure? Chloe, adesso mi prendi in giro? Come potrebbe stare a avere le corna se non grazie a suo marito che con... Io non so come vengano le corna. Ma, Sara, sono venute due corna in testa, perché quando si è chinata per lavare il pavimento, ha battuto la testa per ben due volte sotto la scrivania. E suo marito non c'entra nulla? Non era in quella stanza nel momento in cui lei... Non penso proprio. Io quando svolgo le pulizie non voglio nessuno nelle camere. E così erano solo quelle le corna a cui ti riferivi? Solo? Solo? Ti dico che anche due corna a far paura. Nicoletta, va tutto bene? Andava molto meglio prima che venisse qui. Mi dispiace, ma non mi sembra di aver detto o fatto nulla che potessi farti stare male. Claudia, ha fatto troppo in pezzi. Riposati, che ne hai bisogno. Come ti permetti? Ricorda che io so... ho bisogno. Gracias.
come sono stanca. Avete visto? Non riesco mai a trovare del tempo da trascorrere a chiacchierare con le mie amiche, con i parenti, proprio mai. Sono sempre qui a lavorare, tutti i giorni così. Se ce la facessi a trovare un momento per riposare, sarebbe un miracolo. Sono stanca di correre. Gracias.